grazie a tutti. Scusate, l'affitto lo paghi? No, qua c'è quella dei miei. Che poi mi fa schifo. Questa casa fa così schifo, quanti metri ha? 220. Ma vi rendete conto? Un altro lato del tuo talento, questo film, perché è veramente casting against type. In che senso? Cioè, non sei così, cioè, vuol dire, è dato un lato della tua bravura che non è quella che ti abbiamo conosciuto fino ad oggi. Cioè, tutto immaginavamo, a parte il fatto che interpretassi così bene la ragazza sottomessa e timida. No, ripeto, infatti grande prova, perché non è vero, perché ho qualche lato in comune con Enza, nel senso che io mi mostro forte, trasgressiva, seduttrice, ma poi ho la mia timidezza, le mie insicurezze che ho tirato fuori proprio per questo personaggio, perché è una ragazza delicata, insicura, sofferente, e in qualche modo anche io ho dei lati così, quindi li ho solo ricercati dentro di me. Il fuoco di notte, c'è di passione, di tormento, di estasi. Cazzo, ma qual è la mia macchina? Non è la prima volta che reciti con Luca, insomma, due grandi talenti insieme, questa è la volta però più visionaria di tutte. Beh sì, in realtà abbiamo recitato adesso insieme a teatro, abbiamo fatto un'operazione un po' particolare, non so se ti riferivi al Quarto Sesso. Beh, anche un cortometraggio avete fatto qualche tempo fa. Quello lì, il Quarto Sesso. Però diciamo che questa è la nostra prima vera, anche perché Beverly Chihuahua pure. Anche al doppiaggio, ma lì pure non sai che il doppiaggio poi ti dividi e non siamo stati all'IG insieme. Ed è stato bellissimo per me, Marco, lavorare con Luca, perché mi ha dato una grande sicurezza, un attore che secondo me si comporta così con tutte le sue colleghe, ti dà una professionalità, un modo di lavorare che ti mette completamente a tuo agio, e questo è il modo migliore per fare l'attore, cioè devi sentirti veramente al sicuro quando fai una scena, perché ovviamente ti senti sotto pressione, ansia da prestazione, e lavorare con un attore, con un compagno di lavoro che ti mette a tuo agio e al sicuro è un onore, è un grande, molto bello. In questo film tu ti prendi molto in giro, la scena di quando torni a casa e trovi la casa cambiata è veramente esilarante. Quanto hai voluto spingere sull'acceleratore dell'assurdità di questo personaggio e della situazione soprattutto in cui si trova? Infatti questi erano gli equilibri che cercavamo di capire insieme anche a Giambattista Avellino, il regista, e a Luca, insieme a costruire la scena che fosse sì divertente, un po' diciamo commedia pura, però mantenendo una verità, ed era molto difficile, è vero. Io poi avevo studiato il personaggio facendo un corso proprio prima di girare il film, e avevo costruito tutte queste paure del personaggio. In realtà quando fai la commedia devi saper conoscere i ritmi e appunto gli equilibri della commedia, quindi ci vuole un mix. È molto difficile fare la commedia per me, perché devi essere portato per... io mi sento più un'attrice, ma se vuoi, drammatica. Poi invece la commedia com'è? Mi riesce bene, no? E quindi sì, è stato difficile non esagerare in delle situazioni come ci sono quelle, come si vengono a creare nel film, cercando di mantenere una verità nelle scene. Spero che ci siamo riusciti.